Voglio ricordare al Presidente del Consiglio Globetrotter, visto e considerato che sta facendo il tour per l'Italia, al Presidente del Consiglio Globetrotter che ci sono degli italiani che credevano anche in lui e che purtroppo in questo momento sono rimasti fregati. Io le porto due esempi. Il signor Alessandro e il signor Fabio, e poi ho finito. Il signor Alessandro, purtroppo, è un signore che mi ha telefonato qualche giorno fa. È un signore malato di cancro terminale e che ha ascoltato le cavolate che il Presidente del Consiglio qualche giorno fa ha detto durante la campagna elettorale del sì. I malati di cancro col sì riusciranno ad avere le cure. Il signor Alessandro ci ha telefonato dicendo che lui voterà no. Altra cosa che le ricordo è il signor Fabio, e ho finito, Presidente. Fabio è un signore che si è suicidato, era un vigile del fuoco precario che è stato licenziato e si è tolto la vita. Questo, signor Presidente, è un omicidio di Stato, perché sono anni che i vigili del fuoco precari stanno chiedendo a questo governo e al governo precedente e al governo precedente ancora di essere sistemati, ma non stanno dando risposte. E io sono qua a portare la voce del signor Fabio e di tutti i suoi colleghi che qualche giorno fa erano davanti a Montecitorio a protestare, e tanti colleghi del Partito Democratico sono andati a riempirsi la bocca, a far promesse. Risolvete i problemi degli italiani e poi parleremo della Costituzione. Grazie.